Buonasera, ora sto andando, aspetta, spengo la macchina perché non si sente niente. Sono parcheggiato, ma fra poco vado, devo andare a Radio Piombino perché sono stato invitato e andrò anche a consegnare questo volantino qui, perché praticamente c'è la presentazione dell'Associazione Amici di Vittorio, la voglio consegnare insomma ai ragazzi di Radio Piombino, quelli dell'aperitivo. Quindi niente, è una collaborazione con quelli dell'aperitivo e mi fa molto piacere anche perché è un esperimento, cerchiamo di portare YouTube, il mondo di YouTube, io farò la ripresa con la mia videocamera e intanto insomma si va in radio, quindi è un esperimento, una cosa molto, molto carina secondo me, vediamo cosa ne viene fuori. Sono sceso di macchina, ora si cerca la radio che non mi ricordo dov'è, so che è qui più o meno, però non mi ricordo dov'è. Ora la cerchiamo. E finalmente l'ho trovata, eccola qui. Pa, 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 pa. Sono Diego Ciardullo. Vai. 35 anni fa, agli albori dell'emittenza territoriale. Quando si trasmetteva, cioè era una grande novità. Andavi, che ne so, andavi, uscivi la mattina, andavi a comprare pane, ma ti sei quella voce che ho sentito a Radio Piombino. Cioè, è una cosa veramente che ti lascia il segno e ti dà la spinta per chi fa radio, questa cosa qui se la porta dietro veramente. No, ci devo andare a scaricare i brani, non ah, pronti, ma devo caricare. È arrivato anche Stefano Ferrini. Buonasera, buonasera a tutti. Candidato un tempo sì, da... Che ma ora poi felicemente non più candidato e felicemente diciamo ti è radiofonico. dato anche bene dalla Assolutamente, assolutamente. parte. Voi non vi rendete conto quanto migliora la qualità della vita, ma è una roba eccezionale. Io sono 25 anni che seguo la città di Piombino con tutti i suoi problemi, le sue cose. Luigi lo sa perché con la sua radio sta facendo veramente un gran servizio a questa città. Però è arrivato un momento in cui uno dice basta, ora uno deve anche cambiare e fare altre cose, no? Tante cose in mente. C'è nessuno? Ecco, Johnny ha preso subito la tia. Buonasera, c'è anche l'ex Rice. Felice. Ah, intanto qui c'è Bravo. la vetrata, questo è lo studio. Qui sembra un po' tipo cavi da laboratorio, visto da questa vetrata, No, Stefano rimane qui giorno e notte praticamente. Ah, dormi qui, Vedi bene, mi hai preso alla sprovvista con questa non ti sei intervista. truccato, via. La schiena, proprio per essere intervistati. Qui abbiamo l'attore numero uno. Soltanto il numero uno, signore. Esatto. Allora, numero uno, sì. Solo ed unico stasera presente. Questo me l'ha chiesto Babbo di Vittorio. Lo so che sembra scemo la vita, sì che mi Scusami, faccio il selfie, però. è arrivata anche una, guarda. Ma hai bisogno di qualcosa di No, no, tanto faccio. Questa è la locandina che mi ha dato il Babbo di Vittorio per l'Associazione Amici di Vittorio. Quindi so che voi l'avete intervistato e ringraziamo e consegno la locandina ufficiale. Grazie mille, Vittorio è venuto da noi in radio, quindi noi di QDA siamo ben felici di avere questa locandina. Grazie mille. E la... Non trovavo È arrivata anche niente. ella. L'ho vista che la parli. No, non ho idea. Allora. Ora sono in radio, Momenti non posso di parlare. vita in radio. Scusatemi, ma scusatemi, scusatemi, scusatemi. No, Cioè, ti sposi domani. Oggi è lui. Si sposa domani. Stanno Si sposa prendendo. domani.
qui si sta procedendo all'aperitivo, insomma, bicchieri, e di là c'è la bottiglia. Così uno posso fare, se no si deve stare qui. Ricordiamo, domani c'è anche un matrimonio, ricordiamocelo. Chi si sposa? Giovanni! Giovanni, il caffè. Comunque, lo possiamo prendere ovunque, anche sul cellulare, tranquillamente, c'è il link, possiamo andare lì tranquillamente e prenderlo. Non fare arrabbiare Elena, si sposa. Quindi tutta io immagino già una sommontagnata, Elena si sposa. Ma secondo me anche avventurina diranno, ma perché non l'abbiamo beccata noi? Perché non l'abbiamo beccata noi questa grande gnocca? Così per presentarti. Dunque, cosa posso dire? Innanzitutto sono molto contento di essere qua, di essere stato appunto scelto per questa fra tanti, questo lo sai che ne sono molto grato. E cosa posso dire di me? Mi presento, sono Davide Sicari, posso dire anche l'età? Sì, devi dirla. L'età no. Ma leggevo prima il film che fa, al momento al cinema con Io Leonardo. Con Luca Argentero, e fra pochi giorni esce l'altro. Brava ragazzi, il 10 di ottobre. Ha ragione, voi pensate, Ambra di me è stato il mio punto. Cioè io devo dire la sincerità, Ambra di me è sempre piaciuta. Racconto la storia vera. Perché io avevo, quando tu facevi il meccanico, esatto, un marito bravissimo meccanico, io avevo la mia Opel Tigra gialla, te la portavo. Sobria, aggiungerei anche un bel sobria. Lui mi mise il primo alettone sulla Opel Tigra, la mia. E io per ricordarla ho messo la maglietta di Super gialla. E la musica, questa è sottofondo, rimani in linea, non attaccare, grazie, ci vediamo già al gruppo, fra poco, ciao. Quindi Sugar Free, fra poco, qui a Piombino, a Radio Piombino, una delle band che nei primi anni 2000 ha fatto spaccare. Furore. Furore, ragazzi, te la ricordi? Furore, sì, furore. Pagamento, però. Grande. Ovviamente. La facilità, insomma. La facilità, ma... Aiutami a guarire da questa mia malattia, affetto da una strana forma di cleptomania, voglio averti mia, solamente mia. Ciao Matteo, ma che omaggio ti abbiamo fatto? Matteo, queste sono delle carogne, perché io vado in curva del lutto, detto anche CDL, quando mi fanno fare queste perle, perché ancora non sono avvezza. Però era un omaggio, tanto grazie di essere qui a Radio Piombino, noi siamo amici, ci conosciamo, quindi però c'è un piacere averti qui, perché ogni venerdì intervistiamo un ospite. Perché voi siete di Catania comunque, anche nella formazione attuale comunque siete i tre che eravate all'origine, diciamo. Sì, in origine eravamo 35. Sì, però i tre che siete adesso siete quelli originali. E tra l'altro c'è un brano, a parte ricordiamo solo Elemida, cioè nel senso anche altri brani, ma c'è un brano fra gli ultimi che mi è piaciuto molto, te lo dissi anche, Ti amo a Milano. Quello non era male, era figo anche il video con questi due attori, giusto? A fondo questa associazione, condividere l'operato e per instaurare un dialogo nell'ottica di progetti e collaborazioni cittadine. Grande vittoria! Grande vittoria! Complimenti per questa iniziativa, complimenti, un brindisi da parte comunque di Maria Pia, del bar Maria Pia. Ah, sta dovendo tutto te, ex vice... Sono più invece degli altri. Che dici? Dici... Però ora lanciamo la sigla finale. Elisa Nebbiai, che è la nostra, diciamo, la prima che abbiamo lanciato come emergente, l'isolamento sgangherato. Quindi concluderei ringraziando anche il nostro partner, l'altro nostro partner, non l'abbiamo nominato all'inizio, ci scusiamo. No, io l'ho nominato all'inizio, però non era partita forse la diretta. Sì, la radio. Facebook, di Piombino. Che poi avremo ospite. Sì, sempre. E quindi vi salutiamo perché stiamo facendo un lavoro molto importante. E cosa era la tua ultima dedica da signorina? Vuoi cantarci io la mia signorina? No, dai, concedetemi l'uso di questo potente mezzo per dire al mio futuro marito che
Io t'amo, ci vediamo domani, ciao amore. Ecco, com'è stata questa tua esperienza? Dici qualcosa, dici, fatto un po', parlaci bene, perché altrimenti sai che ti cacciamo, anche se sei grosso, se non siamo in tanti. Intanto vabbè, auguro una buona serata a tutti, anzi vuoi dire buona serata a tutti, siamo su Radio Piombino, con la voce bella profonda, sai? Perfetto. Lo volevo fare, la voce della vita. Guarda, saluto mia madre, insomma. E io volevo ricordarvi, visto che ho questa possibilità, domani alle 3 in Piazza Costituzione c'è la presentazione dell'associazione Amici di Vittorio, e quindi insomma Vittorio se lo merita, mi sembra giusto in questa comparsata fare... Assolutamente, è stato ospite anche da noi, Vittorio è stato veramente un ospite graditissimo, lo conosco da tanto tempo, è un ragazzo eccezionale, veramente d'oro, e quello che sta facendo per sensibilizzare tutti i cittadini sui temi dell'ambiente è veramente qualcosa di molto 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 importante. Buonasera a tutti e viva Vittorio! E via Vittorio, ciao Italia! È la linea di concludere. Allora, siamo qui, fine trasmissione, com'è andata? Com'è andata la trasmissione? Diccelo te, com'è andata? Io ho fatto da regista, guardavo, perché io non riesco a fare due cose contemporaneamente, insomma, questa è competenza più delle donne di fare. Io devo fare il pensare, perché lui ma gente mi sta una volta, devo fare pensare. Sei Johnny, Io sono Johnny, la carogna. Però negli ultimi, qui a Radio Piombino sono Mortimer. Ma non è assolutamente vero, è sempre Johnny ma è la carogna. No, lei è Suelen, Ferrochina Bisleri, Stefano Perini e Johnny. Allora, intanto grazie ancora per questa intervista, perché questo trio è nato per caso e finirà per caso.